Questo è il magazzino numero 59 dove conservo le creazioni della stanza delle invenzioni per le quali non ho spazio. Prova pure alcune delle macchine se vuoi. Così, a caso. Livelli di sicurezza, livelli di igiene. Chi se ne frega, signor Wonka, tanto lei può, giusto? Lei fa quello che vuole, che tanto. L'ufficio sanitario, nessuno è entrato mai in quella fabbrica da tantissimi anni. Questo vuol dire che non c'è un controllo sanitario come si deve da tantissimo tempo, da quando il nonno è stato licenziato, di sicuro. Dunque, le farfalline, sicuro sono da prendere, vero? Pecore di zucchero filato, sarebbe meglio dire di zucchero velato, ma temo che si offenderebbero. Lo ricaviamo con le macchine tosatrici. D'accordo. Tra l'altro, non vorrei sbagliarmi, ma questo dovrebbe essere... Cos'è? Cioccolato? Sembra tipo un brownie. Oi. Dicevo, se non sbaglio è il pezzo di violetta questo. Ciao, tu? Forza. Hai una lucina sulla testa. Per di qua. Perseguire da una pecora. Per di qua. Vieni, pecora. Beh, allora io intanto... Guardalo, questo non è il livello di sicurezza, signor Wonka. Signor Wonka, lei è un pazzo criminale. Per di qua. Dai, pecora. Ok, brava. Dicevamo, allora, dobbiamo portarle quindi alle macchine tosatrici, giusto? Sta cosa del salto con la cicca è di un fastidioso... Lecca, lecca, luccicanti! Dolciumi brillanti che risplendono nel buio. Il segreto sta nelle lucciole. Le mie lanterne ne attraggono di tutti i tipi. Alcune sono così grosse che è facile scambiarle per lanterne. Ah beh, certo, come no? Ah, questo vuol... Ho capito. Ok, quindi il Loompa Loompa con le luci va a catturare le farfalle. Ok, volevo esattamente prendere la bottiglietta. Allora, calmo, Charlie, calmo. Che già è difficile muoversi su ste piattaforme. Ecco qua, calmo. Che la telecamera è veramente... Madonna mia, il nemico finale di questi giochi. Che uno potrebbe dirle, sì, potresti invertire, sì, potresti. Però, cacchio, non è proprio il fattore di come si muove la telecamera. È proprio il fattore... Porca miseria. Forza, entrate nel macchinario, va? Dio mio, signor Wonka, lei è un mostro. È terribile quello che fa ste pecore. Cioè, guarda quanto sono mingherline senza... Dio mio. Vabbè, ce ne manca una. Vai, lavora anche tu. Saltiamo il video, che tanto... Posso infilarmi? No, peccato. Volevo vedere se succedeva qualcosa. Ovviamente no, però... Ma guarda poi... Che icona terribile quella della pecora senza la lana di zucchero. Ma ora che le pecore... Per di qua. Ah, è a posto. Ho tolto dello zucchero filato per ricevere del cioccolato. Vabbè, certo, come no. Io intanto recupero 20 di questo. Ok, dovrei aver preso anche tutte le farfalle in teoria. Vediamo se... Succede qualcosa? No, ce n'è ancora una. Pensavo di averla presa quella. Allora, in teoria credo sia incastrata nel tubo. Tutte le altre andavano a tempo. Perché tu devi andare a cacchi tuoi? Vabbè, andiamo piano, andiamo pianino. Se no sta farfalla si perde. Tutte le altre mi seguivano. Solo tu dai problemi. Oh, finalmente. Maledizione. E ora? Oh, finalmente funzionano. Dai. Per tornare nelle stanze dove ci sono gli ingredienti, devi trovare i pulsanti per il grande ascensore di cristallo. Allora, dove si va? In teoria ce li ho già i pulsanti. Yippee! Così. Perché sì, tanto voglio dire. Stanza completata, e vai. E sto intermezzo, signor Wonka, che mi voleva dire? Comunque mi mancano ancora, giusto per completismo, altri 9 di cioccolato. Ecco fatto. Bravo Charlie, hai trovato tutti gli ingredienti in questa stanza. Assaggia questa, è una nuova formula di mia recente invenzione. Proprio effetti collaterali sugli Oompa Loompa. Vediamo come reagisci. Così, il signor Wonka è un uomo molto rapido. Ha sempre tutto da fare. Ti prende il naso, crack.
Vabbè, abbiamo i bottoni. Allora, in sostanza, io credo che questa stanza tu te la devi completare in modo più possibile e ottieni almeno il tuo primo e unico bottone, se non li hai fatti gli altri, quindi... Boh, come faccio ad aprirla? Devo andare dall'altra parte? Ah no, ha detto l'ascensore è lì. Però scusami, se vado di qua dove andiamo? Ah, da Violetta! Liberato Augustus Gloop dal fiume di cioccolata e raggiunti finalmente il signor Wonka e il resto dei bambini, Charlie li trovò di fronte a un curioso dilemma. Era meglio che non lo facessi. Sono la campionessa mondiale di gomma da masticare e non ho paura di niente. Perché nonostante le proteste del signor Wonka, Violetta aveva assaggiato una delle sue nuove invenzioni. Perché sì, una tanto. Una gomma da masticare che fungeva da intero pranzo a tre portate. Favolosa, che zuppa di pomodoro. Boiadi. Non posso scorrere in gola. Cambia sapore. Vitello arrosto, patate al forno, croccanti fuori e tenere dentro. L'ho provata su 20 Oompa Loompa e c'è sempre questo inconveniente arrivati al dolce. È l'effetto della... Diventi una palla. Si sta gonfiando. Guardate come fila. Non voglio un pezzo di quella gomma. In effetti, Violetta stava diventando più rotonda e blu a ogni istante e non accennava a fermarsi. Non mi sento molto bene. Non mi sento che bene. Era tornato dal salvataggio di Augustus Gloop. Il signor Wonka non esitò a chiedergli un altro favore. Dobbiamo estrarle immediatamente il succo. Stavolta voleva che Charlie facesse rotolare la ragazzina fino alla stanza di centrifuga. Niente paura, abbiamo grande esperienza in proposito. Vabbè, ah certo. È tornata al suo giustamente aspetto di un tempo. Violetta rimarrà per sempre un mirtillo. No, forse. Non lo so. Ma così impara a masticare gomma tutto il giorno è disgustoso. La cosa interessante in realtà del problema di Violetta è che nonostante comunque rimarrà viola nel corpo, comunque è diventata iperelastica, quindi a livello tipo artistico ha delle possibilità che nessun'altra avrà mai. La ragazzina va portata nella stanza di centrifuga prima che combini altri guai. Prima collabora con gli Oompa Loompa e potrai riunirti al gruppo in un batter d'occhio. Non voglio avere pezzi di cadavere nella mia fabbrica. Eh certo, signor Wonka. Lei è un uomo molto saggio, lo sappiamo. Maledizione a lei. Questi tubi mi fanno danno o devo aggiustarli? Mi fanno danno. E abbiamo scoperto che la barra della vita è quella arancione. Quella viola, non me lo ricordo. Allora, è un giratore. Ogni anno si sprecano migliaia di secondi solo per attraversare la stanza e attivare un interruttore. Così ho inventato i giratori. Basta attirargli qualcosa per azionarli. Vabbè, certo, come no. Voglio dire, chi non ha mai avuto questo problema, signor Wonka? Giusto, allora, prima di tutto facciamo la cosa più intelligente, ovvero andiamo e prendiamo tutto quello che c'è in giro da prendere. Ecco fatto. Ok, dobbiamo prendere 40 pozioni. La madonna, signor Wonka. Oh, la madonna. Ma è impazzito il robottino, Ma vai via. Ma sto robot è pazzo. E per qualche motivo l'icona delle fialette è diventata, buggata. Ecco qua. Scendi, grazie. Ecco fatto. A parte che danni faceva sto robot. Ah, sono usciti gli Oompa Loompa ora che i robottini sono morti. Giusto, giusto, mi sembra giusto. Ma dai, sono scomparsi. Si può fare? Vammi a prendere una Wonka mina, per favore, che sono un po' carente ora che mi ha colpito il robot. Grazie. Ok, mi mancano 10 fialette, forza. Ecco qua. E le fialette a posto. Vado di nuovo di sopra appena Charlie smette di sbattere la testolina. E vediamo se c'è qualcos'altro da prendere a parte lui. Tu vieni con me e vediamo se puoi riparare sto tubo.
No? È già riparato questo? Perfetto, allora vieni. Io intanto sai che ti dico? Colpirei... No, non posso. Volevo colpire il coso da là in fondo. Il okay. Miscelatore di gusti. Miscelare i sapori è un processo complicato. Sono necessari 3 Oompa Loompa per farlo. D'accordo. Dicevo, tu vediamo se puoi riparare... Che cacchio la telecamera, signor Wonka. Non si ripara questo? Allora, intanto colpiamo quello. Perfetto. Reclutiamo tutti gli Oompa Loompa. Prima però tu non puoi. No? Allora, capiamoci un attimo. Vieni. Tu. Un Oompa Loompa elettricista, espertissimo di cose ronzanti e folgoranti. Solo un Oompa Loompa suotto ha ciò che serve per diventare un elettricista. Ok, io pensavo che quello avrebbe dovuto ripararlo quello saldatore. Ah, ho capito, scusami. Di qua. Vieni. Oompa. Per di qua. Bravo. E... Si può fare. Vai a riparare. E con questo che cosa abbiamo aggiustato? La porta? Non lo so, forse, boh. In ogni caso, ok, ora che possiamo salire di sopra e abbiamo abbastanza Oompa Loompa Limpa Loompa, 3 di voi vanno al computer. Uno mi ripara l'elettricità. Si può riparare. Bravo. Proprio lì. Bravissimo. Si può riparare. Bravo. Qual è andato? Perfetto. Ed infine un ultimo va da qui. Si può riparare. Vai, miscela 3 gusti. Attivata, perfetto. E ha fatto partire i tubi che si sono rotti, perfetto. Sai che novità. Signor Willy Wonka, un piccolo controllo. Io, sa, piccolo controllino sanitario, non glielo leverei di certo, sappia. Ok, ora abbiamo fatto partire questo. Splendido, se tutto è andato come si deve e la miscela è giusta, dovremmo aver creato un esemplare perfetto di... Di? Sasso candito, ma non del solito vecchio tipo. I cristalli di zucchero del mio sasso candito compongono una sfera perfetta. Basta darci una leccata, gettarlo a terra e può rotolarci dentro tutto il giorno. Ok. Ah, è la sfera per usare l'effetto del dolce candito. Madonna mia. Gotta go fast. Gotta go fast. Madonna mia, io... Charlie, una piccola denuncia al signor Wonka, sai. Eau. Ma... Ah, ok, no, questo serviva per il cristallo di su. Oh, funziona anche per fare danno. Calmi un attimo. A saperlo, cavolo. Lo facevo così, la ricerca di tutti i cosi. E possiamo prendere le Wonka Mina con una facilità disarmante, fantastico. Allora, tu zitta e vai di sotto. E au. Ecco fatto, Charlie. Ah, puoi usare la super velocità con la X. Gotta go fast. Ok, i robottoni. Li possiamo combattere con la sfera? Quella è la macchina della gomma da masticare, comunque. Ok, altri tubi e una sfera rossa della morte. D'accordo. Ok, prima di avanzare, ovviamente, andiamo... Uccidiamo prima i robottoni e prendiamo tutti gli oggettoni. Ah, ho fatto la battutona. Allora, aspetta. Giusto curiosità. No, dove vai, Charlie? I robot. Non sembra che io li possa... Sì, posso invece. Posso e come. E sono... Molto facili da uccidere in questo modo, in realtà. Fermo lì? Perfetto. Ecco qua, fatto. Ma... E la madonna, ma mi ha fatto danno anche post morte. Comunque, dicevo... Quelli della vecchia stanza sono rimasti su, dobbiamo prendere questi qua nuovi. D'accordo, signor Wonka, d'accordo. Dunque, abbiamo questo qua che ci apre i robottini, immagino, vero? Tu
con me. Qua. Questa quello macchina. Quello è un robo patinatore. Verde. Non fanno che stare su quei mucchi d'erba e rotolare via. Ciò ovviamente vale per qualunque cosa rotoli. Ok. Porta qui un lavoratore, un palumpa speciale. E immagino che tu non valga perché sei elettricista, vero? Però siete... Gomma da pranzo a tre portate. Esatto, è siete deliziosa. Un po' tutti elettricisti qua. Ma non la masticherei se fossi in te. È ancora in fase di collaudo. Per fortuna gli umpalumpa collaudano di tutto. Sono gli schiavi, signor Wonka, lo dica chiaramente. La frase collaudano di tutto non giustifica il fatto che lei li faccia provare delle robe anche pericolose qua. e le spacci come una cosa normale. Questo macchinario deve essere riparato. Grazie. Allora, aspetta. Per di qua. Come lo ripariamo? Proprio lì. Immagino che dobbiamo andare di sopra, perfetto. Allora, e in questo caso ci devo pensare da solo. Allora, non mi sembra che nella, diciamo, parte di prima io abbia lasciato indietro qualcosa. Tu vieni con me. Forza. Vieni. Si può riparare. Mi serve un elettricista. Dove sono gli Oompa Loompa di prima? Ma guardali che si mettono a fare le flessioni. Seguimi. Forza. E anche tu seguimi. Funzionano? Si sono riparati gli Oompa Loompa? Sembra di sì. Dunque, allora, mi serve un elettricista si qui. Si può fare. Ecco qua. A posto? Ok, la miscela rossa, perfetto. Dobbiamo andare a riparare il tubo. Che poi lo porta al macchinario. In teoria... Oh no, ok, perfetto. Si è liberato dalla morsa della morte. Allora, tu vai a ripararlo. Scusami, mi sposto. Ecco qua, bravissimo. E questo ha attivato ancora la pompa. Di qua non c'è, non è caduto. Ti prego, risali, vero? Ah, si è buttato di sotto anche l'altro, perfetto. Dunque, allora, finiamo il giro. Prima di tutto, madonna mia, prendere sti oggetti minuscoli in volo è sempre divertentissimo, signor Wonka. È sempre divertentissimo. Maledizione a lei, la sua fabbrica e sti bambini de merda che hanno vinto il biglietto dorato. Che poi, se ci pensi, gli unici due, tralasciando Charlie che è il protagonista, gli unici due che legit hanno preso la barretta senza usare metodi strani sono stati proprio Violetta e Augustus. Violetta ha detto: ok, io sono brava, sono un genio, sono... voglio andare dentro la fabbrica e vincere anche sta cosa, perché io sono brava, sono una campionessa. Augustus magna cioccolata e magna cioccolata e ha trovato il biglietto dorato. Ok, dovremmo esserci. Perfetto, ne manca uno di qua. Si può riparare. Io intanto vado da questo lato, che non c'è nulla, giusto? No, non c'è nulla, perfetto. Magnifico! Hai aggiustato la grande macchina della gomma. Speriamo che così gli Oompa Loompa non si trasformino più in mirtilli. Ma hai ancora certo. Bisogno di qualche collaudo. Signor Wonka, lei è un criminale. E ok, ora due Oompa Loompa devono magnarsi la cicca maledetta. Proprio lì. Mi dispiace. Bella l'animazione comunque. Poverazzo. Fai assaggiare un po' di gomma. Dio mio. Qualcuno ne mangia un'altra? Proprio lì. Vai. No, tu saldatore. Saldo. Vediamo se gli rimane la maschera. Secondo me no. Infatti è diventato l'Oompa Loompa panzotto. Si può riparare. Vai tu. Bravo. Madonna mia. Qua si va oltre la schiavitù, perché quella è anche tortura. Cioè, va bene che si è offerto lui, però è tortura. Deve girare a una velocità folle per far sì che quel macchinario funzioni. Signor Wonka, lei non sta bene. Comunque voi due, più che altro. Ok, sì, mi serviva l'elettricista. Non volevo che magari mi servisse il saldatore. Il saldatore... Dove sono gli altri due? Ah, eccoli. E il saldatore mi è diventato una palla. Dunque, attraversiamo il ponte appena costruito. Ci prendiamo...
fammi vedere se ce ne sono altre. Non credo, me ne mancano 6, giusto? Non credo. Madonna mia, la telecamera. Comunque sì, non me ne sembra ce ne siano altri. Proprio lì. Vai a ripararlo. Perfetto. Piu. E la porta si aprì. Bravissimi Umpi. Ecco fatto. Ora Violetta, ci andiamo a fare un giretto io e te. Ma proprio te lo meriti di passare con la testa sopra le scale, eh. Anche se... Ecco qua. È difficile persino muoversi. Ma io posso andare giù... scivolando? Sì, ma è lento il processo. Mamma mia. Anche comunque processare una velocità del genere è mica male per il tempo sto gioco. Mica era male, veramente. Certo è un po' terribile il gioco in sé, eh. Però comunque ha delle cose mica male. Sì, ti piacerebbe. Tiè, muori. Ecco come dovevo fare comunque per racimolare un bel po' di pozioni viola. Io invece mi sono messo a farmarle continuando a colpire. Ecco qua. Il tubo quello lì. Come cacchio si chiama? Questi tubi qua. Ha funzionato? Sì, e allora? Solo due Oompa Loompa sono rimasti, vero? Allora, ecco. Dicevamo, dov'è che siete? Eccoli qua. Grazie dell'energia. Di qua. Seguimi e seguimi. Dunque, dove dobbiamo andare? Credo qua sopra. Devo trovare un punto più basso. Ok, ci mancano 4 zuccherini che spero di non aver dimenticato sul tavolo di una delle stanze precedenti. Non ci arrivo, vero? Come ci arriviamo? C'è un punto più basso? Sì, ok, perfetto. No, che palle, Charlie. Dove dobbiamo andare? Noi dovremmo, in teoria, colpire le cose qui. Quindi c'è un altro modo per salire, sì. A parte... Ma dai, muri invisibili. Allora, dicevamo, prima di tutto prendiamo tutti gli oggetti nella stanza. Ecco, porca miseria, Charlie. Quanto è odiosa la telecamera di sto gioco, maledizione. A chi l'ha pensata? Charlie, qui. Maledizione, oh. Mamma mia, che fastidio. Dunque, allora, qua abbiamo bisogno dell'elettricista. Salite voi? Salite o vi devo venire a prendere? Ok, venite su con me, dai. Dunque, il primo è l'elettricista, il secondo sicuramente è il saldatore. Vai. Proprio lì. Riparamelo. Tac. Forse dovevo riparare prima l'altro. No, penso sia indifferente. Però ora, guarda caso, il tubo si è rotto. Oh no. Vai. Per di qua. No, ho sbagliato. Si può fare? Vai a ripararlo. Che metodo alternativo per farli passare. Gli ho saltato sulla testa. Pensa un po'. Ecco qui. Vi sparo a tutti e due. Mi ha spinto di sotto. No, sono caduti loro ora. Forza tutti e due, venite. E ok. Vai di nuovo, saldatore. Si può fare? Ecco, fatto un po' li salto anche perché non vorrei che magari se mi passa di lato poi cade di sotto. Si sa mai questi qua. Ok, il macinino funziona. E che cosa fa? Boh, lo sa solo il signor Wonka. Vai tu. Proprio lì. Vediamo. Forse ora parte tutto? Non lo so. Ah, ok, perfetto. Dunque, visto che 99 su 100 adesso il ponte si sposta o simili, però in teoria dovrei riuscire a colpirlo, no? Oh, Charlie. Quanto è difficile essere te. Ok, vediamo se magari da più in alto riesci a colpirlo. Ecco, appunto. Wow, viva la tecnologia.
Ed è pure a tempo. Ma dai, l'altro non lo era. Gli Oompa Loompa sono scemi. Oh, fuck. Proviamo a mettere gli Oompa Loompa fermi sul ponte. Torno subito. Ecco, no, Charlie. E se fregassi il gioco come ho fatto prima? Ecco fatto. No, maledizione. Ok, da questa parte dovrei riuscire a colpirlo. Guarda un po'. Allora, seguimi. Per di qua. Seguimi anche tu. No, seguimi. Vabbè, però ce l'ho fatta in ogni caso. In ogni caso ho vinto io. Il gioco può dire quello che vuole, ma... Di qua. Quello che ha vinto sono io, con l'astuzia. Ho fregato il gioco. Vai a lavorare, si può vai. Riparare. Vediamo, ora il ponte dovrebbe essere sistemato, giusto? E la telecamera però no. La telecamera è ancora... una merda. Allora, aspetta, perché non voglio... Voi mettetevi qua. Prima che magari non mi seguite. Ecco qua, appunto. Meno male. Per di qua. Per di qua. Vieni. Ok. Allora, fermo lì. Torno subito. Perché non voglio che cadano, semplicemente. Più che altro non devo cadere io. C'è qualcosa qui? Sì. Ok. Voi due, seguitemi di nuovo. Di qua. No, tu. Per di qua. Bravo. E allora, le bibitine. Questo. Ok. Potrebbe essere l'unico livello in cui potrei aver perso qualcosa. Perché ormai siamo alla fine. Ormai siamo alla fine. Potrei aver perso qualcosa nelle altre stanze. Sono abbastanza sicuro. Il problema è che non ho visto un'altra bottiglia mancante. O, che ne so, altri 6 di cioccolata. O 3 di... I 3 di zucchero potrebbe essere. La cioccolata no. Violetta? I robottini. Pezzo di merda. Ti rompo, eh. Ecco qua. Volete fare a botte, eh? C'è una sfida palla contro palla, eh? Dove vai? Ecco fatto. No. Violetta. Wow. Allora, calmi. Calmi perché ti devo buttare là dentro a te. No, Violetta. Ecco fatto. Dai. Oh. Perché? Perché è così difficile fare questa cosa? Fermo. Ok, calmo. Calmo perché ormai glielo buttiamo dentro. Dai, Charlie. Oh, maledizione. No. Ecco fatto, vai. Vai e buttate. Maledizione. Ok, però forse il livello ancora non è finito. È un criceto, Charlie, comunque. È un cazzo di criceto in una sfera. Ok. È quella la centrifuga? Siamo già arrivati? Davvero? Ok, però... Ok, di nuovo il robottino. Dicevo, però le zucchere e tutto il resto sono ancora qui. Allora, iniziamo a rompere la palla. Ecco qua, a meno che adesso non me ne escono altre, vero? Allora, aspetta un attimo. Dov'è la Wonka minchia? Vabbè, fa niente, dai. Ecco qua. Muori. No, qui. Perfetto, bravo. A meno che dicevo... ne escono. A meno che... io non debba... non debba proprio... averci a... Ho sbagliato. Zitto, nonno. Di Charlie? Oh, porca miseria. Grazie. Ok, sì, mi sa che dobbiamo farci sto livello con... ste cacchio di palle in mezzo alle scatole.
Ah, è a tempo! Credo. Ah no, sto giro no. Ok. Seguimi. Di qua. E seguimi anche tu. Ok, questo livello ce lo dobbiamo fare praticamente in aria tutto il tempo. Allora. Dov'è? Ah, è rimasto lì, ok. Allora. Si può fare? Vai a ripararlo. Io intanto prendo gli ultimi tre zuccherini. Ecco qui. Ok, questo ha attivato la rotella. Non cadere, per favore. Di qua. Si può fare? Ok, questo che cosa fa? Attiva degli iniettori viola che rompono il tubo, perfetto. Più di un tubo, ottimo. Ok, sì, ne hai rotti un po' di tubi. Dunque. Non vedo la telecamera, però. Maledizione. Allora. Per di qua. Oh, non riesco. Vabbè, Charlie. Di qua. Tu, vai e ripara si tutto. Si può riparare. Vai. Più che altro che palle che ne abbiamo uno solo e quindi deve andare piano col suo tempo. E ok, uno è andato. Riparami anche questo. Proprio lì. Sì, vai. Quanti oggetti mi mancano? Mi mancano 6 cioccolati e ne vedo uno lì. E una bibita. Ok, abbiamo attivato la discoteca. Ce ne sono ancora un po' di tubi rotti però, Proprio lì. Vai. E con questo dovremmo aver riparato tutto. Giusto? Non me ne sembra ce ne siano altri. Credo, non lo so. Ok, però aspetta. La cioccolata dovremmo avere tutto quanto. È a tempo questa? Mi Resta sa di sì. Qui. Resta qui. Mi sa di sì. No, per fortuna no. Ottimo. Allora, aspetta. La bibita. Ah, ok, non capivo che profondità fosse. Ok, no, abbiamo tutto allora. Segui. Bravo, solo tu mi servivi. Vai a ripararlo. Proprio lì. Ecco qui. Aspettiamo che finisca di riparare tutto quanto. Vabbè, non lo sapremo mai che cosa ha fatto. E seguimi. Dovremmo esserci ora, giusto? Quindi, 1, 2 e 3. Credo che tu abbia raccolto tutti gli ingredienti in questa stanza, Charlie. Tieni, una nuova formula di Wonkamina su cui ho lavorato. Troppo potente per gli Oompa Loompa, ma per te dovrebbe essere perfetta. Ovviamente. E vai a riparare sto circuito. E con questo... Finalmente. Violetta. Io e te dobbiamo andarci a fare un giro nella fossa delle Marianne. No, ecco, brava. Sapevo che potevi farcela, non ne ho mai dubitato. Tranne per quanto riguardava le tubature e i giratori. E quell'Oompa Loompa, com'è che si chiamava? Comunque datti una mossa, Violetta non accenna a ridursi. Yahoo! Ma... Cos'è diventato il forno? È un forno crematorio quello. Stanza completata. Ok, andiamo da Violetta. La stanza di centrifuga. La usiamo parecchio di recente. Di sotto c'è una super centrifuga che richiede degli operatori Oompa Loompa e qui delle piccole centrifughe per gli sfortunati collaudatori Oompa Loompa. Ok. Ci vogliono 20 limoni. Dunque, andiamo a schiacciare Violetta. Oh no. Ah, ok. Allora, calmi un attimo. Perché sicuro i robottini non smetto di spawnare. Quanto ci fai? È una centrifuga. Serve a spremere la frutta e la verdura fresca per ricavarne il succo. All'inizio gli Oompa Loompa le usavano esclusivamente per i bruchi, ma ora credo che le abbiano ripulite. Ok. Quindi... Occupiamoci... Anzi, aspetta, fammi vedere gli oggetti. Posso vedere gli oggetti? No,
Madonna mia, il robotino sarà buggato. Allora, calmi un attimo. Ma gli Oompa Loompa stanno combattendo insieme a me? Allora, aspetta. No, non credo. Calmo, calmo, ci sono troppi oggetti, troppi personaggi in giro. Ecco qua. Io intanto mi prendo tutti i limoni. Perché come dicevano i saggi, se la vita ti limona, tu tiragli una limonata. Ecco qua. Allora, dovremmo esserci. Dovremmo essere a posto, vero? E i limoni ce li abbiamo. Minchia, 50. Cacchiole. Scusami, dove sono 50 bottiglie in sto livello? Ma tu sei impazzito? A meno che con la centrifuga non escano tutte bottigliette di succo e quindi è, diciamo, contestualizzato. Lo spero, perché anche 50 zuccheri sono tantissimi. Ma tu sei folle. Tu sei pazzo, Wonka. Allora, detto ciò, io prima mi faccio tutto il perimetro. Violetta è qui da sola per i fatti suoi. Dunque, più che altro, esatto, molte di ste bottiglie erano volanti. Ok, dovrei averle prese tutte. Dovrei aver preso tutto, perfetto. E quindi ora andiamo a centrifugare i nanetti. Dai. Allora, calmo. Posso dirgli di seguirmi? Di qua. Forza. Di qua. Dai. Per di qua. Questo, Charlie. Forza. Charlie, maledizione a te, alla tua povertà. Forza. E al nonno Joe pure. Di qua. Ok. Mamma mia, quanto è difficile. Per di qua. Reclutarli questi a forma di palla. Forza. Dai. Forza. Oh, finalmente. Perché non devono essere a testa in giù. Non devono essere a testa in giù, se no non funzionano. Forza. Oh, e vai. Allora, vai. Si può riparare. A centrifugarti. E ne uscì un Oompa Loompa completamente nuovo. Solo un po'. Un po' violetto. Mamma mia, signor Wonka, lei da. Mamma mia, da denuncia penale, ma di quelle. Si può fare? Di quelle forti, eh. Dai, vai. Ecco qua. E un altro Oompa Loompa ne uscì totalmente viola. Io sono sicuro che se gli Oompa Loompa sapessero il significato della parola sindacati, non avrebbero più tanto volentieri a che fare col signor Wonka, sai? Aspetta un attimo, da qua è da dove siamo arrivati, vero? Sì, perfetto. Questo vuol dire che... questo vuol dire che... tutto il resto degli oggetti deve trovarsi per forza qui nelle prossime stanze. Vai. Un altro Oompa Loompa ne uscì completamente violetto. Guardalo che barcolla pure. Si può riparare. Ah, ok, dicevo, perché non entra? Vai. E non ho visto le orecchie, ma mi sa che uno di loro è elettricista, vero? Giusto? Sì, perfetto, uno di loro era elettricista. Allora, di... anzi, fammi vedere una cosa, perché magari... non penso, però magari... ok, no, ci dà solamente limoni la cosa qui, vero? Sì, solamente Wonka Mina e limoni. Ok, i limoni siamo a posto, quindi direi... vai e ripara. Si può riparare. Che cosa farà questo circuito? Vediamo. Ah! In che stanza è, scusa? Ah, questo... no, aspetta. Ci sono due stanze in cui posso entrare? Vabbè, io... intanto... ho una domanda stupida, che in teoria, così stupida in teoria, non è. Il succo mi fa danno se ci vado senza la sfera? Ecco qui. Ok, allora, lo zuccherino... vieni qua tu. Dicevo, lo zuccherino è ad altezza palla. Vieni qua, stupido robottino.
Maledizione. Ok, ok, direi che uno è morto. Le bottigliette invece no. Maledizione. Ecco qua, è uno andato. Ecco fatto. No. Sì, mi fa danno e come. Mamma mia. Ok, allora, più che altro vorrei capire se... Ah no, non mi fa danno. Cosa mi ha fatto danno allora prima? Era ancora il robottino. Ah sì, era ancora il robottino. Che poi, capiamoci, signor Wonka, io capisco che Augustus è un incidente. È stato un incidente, tra virgolette. Però qua c'è proprio un bambino povero, sporco, con le scarpe zozze, che le cammina non solo sui macchinari che dovrebbero essere sterilizzati, ma direttamente nel succo. Io capisco Augustus, che poteva essere un incidente, sai. Però qui, sai, tanto incidente non è. Che poi qua ci vorrebbe una squadra specializzata. Uno, per ripulire tutto il cioccolato se è salvabile. E due, servirebbe degli adulti che sistemino tutti i problemi della fabbrica. Ma no, 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 noi abbiamo gli Oompa Loompa, sono magici. Dovrei aver raccolto tutto, vero? Mi sembra di sì. Ci manca... ci mancano ancora 31 bottiglie, 2 cioccolati e 3 martelli pneumatici, più 24 zuccherini. Allora, guarda, seguimi. Ok, e ora andatevi a far schiacciare come dei brufoletti. Proprio lì. E ok, tutti gli Oompa Loompa li abbiamo sistemati. Calmi. Da dove è uscita Violetta? Seconda cosa, nell'altra stanza, che ce n'erano due disponibili, non è che c'erano oggetti magari? Ah no, mi sa che entrambi ti portavano qua. Vabbè. Madonna mia, che volo che ti sei fatto. Calmo. Ecco qui. Donna mia, è una battle royale qua. Carico fest. Non mi ricordo che minigioco era, ma mi ricordo un gioco che aveva una roba simile, ovvero tu che dovevi entrare con tipo delle macchinine, delle palle, andare contro i nemici e sbalzarli fuori. Mi viene in mente Crash Bash, ma nella testa non è quello. Crash Bash aveva quello con gli autoscontri, sì, autoscontri tra virgolette, ma non era quello. Non è quello che ho in mente. Aspetta, come... Ah, ok, forse potevo... Fa vedere. Sì, in teoria forse posso, ma è più difficile che altro. A questo punto faccio prima a prenderle manualmente, che è più una rottura di balle che altro. Ok, dai, ci siamo quasi. Martelli presi, cioccolati presi. Ci manca solo altri 16 di questi. Ah no, ci mancavano anche 3 zuccherini. Eccoli qua. Ma sta musica iper di tensione. Cioè, capisco il momento, però ipertensione, che sembra quasi uscita da un gioco di Crash e simili. Dai, ce ne mancano solo 6. Dovrebbero essere questi qua, se fosse solo facile riuscire a prenderli. Signor Wonka, basta, non ce la faccio più. Bravo, Charlie, hai trovato? Ho trovato, sì, ho trovato. Maledizione a lei. Allora, calma, Violetta, qui. Eao, è colpa tua che ti sei infilata in questa situazione. Eao. Mamma mia, la telecamera. Basta. Oh, finalmente. Mamma mia. C'era il modello di Charlie. Quanto succo. Ah no, mi sa che era il suo modello. Rimarrà di quel colore, peraltro molto adatto al suo nome. Ma questo è l'ultimo dei suoi problemi. Orsù, ci attendono tutti nella stanza delle noci. The Nut Room.